pochino lentino. Questo è per distendere un attimino prima di farvi vedere qualcosa di difficile. E di nuovo per arrivare a spiegare il concetto del vaso che deve essere colmo per provocare un fuoriuscita. Quindi la goccia fa traboccare il vaso, ma se il vaso è colmo. Quindi qualsiasi tipo di reazione, che sia di negazione, denial, ossia esplosiva, ossia disadattiva, è sempre causata da una serie di fattori e cofattori che entrano in stretta relazione, non ultimi quelli costituzionali, genetici, temperamentali, compagnia cantante, e a sua volta scatenati da situazioni reali. Qualcuno di voi questa mattina mi ha accennato appunto, per esempio, a disturbi di tipo psicosomatico, se si vuole dermatologico, guarda caso si fa per dire, conseguenti a gravi lutti e perdite. Questo non è esatto, come ho ripetuto più volte stamani, non è un rapporto causale diretto. Mentre questo sta ancora caricando la pennina e ci mette un po' di tempo, vi posso raccontare un episodio, un aneddoto altrettanto vero che io ho vissuto quando davo l'esame di psichiatria. Mentre frequentavo, ho conosciuto l'unico caso della mia vita di schizofrenia catatonica. Sapete cos'è la catatonia? Tu sì. Dino lo sa? La catatonia è una forma molto grave di schizofrenia caratterizzata da una immobilità. Vediamoci prima il clip. Rende bene l'idea? Come dire, positivamente. Questo è la classica goccia, no? Che non è che fa così tutte le mattine il No, tizio, no? evidentemente. Esatto. L'esempio era quello di una ragazza, per appunto dei dintorni di Firenze, alla quale era morto la mamma per un tumore all'utero. Una malattia molto breve, era figlia unica. Nei 6 mesi successivi è morto il papà di infarto. Quindi immaginate questo periodo, forse inizio di novembre, cimitero di campagna, paesino, fossa, pioggerellina, sulla tomba calano la bara del padre, lei getta i fiori sulla bara, mentre getta fiori scivola nel fango, cade di faccia sulla bara. Nemmeno Dario Argento si riesce a immaginare una cosa del genere. Rimane lì, come si usa dire, secca e dura, cioè la catatonia vuol dire che è assolutamente ferma, quindi se uno mi muove il braccio rimango così tutto il giorno, ok? Qualcuno di voi potrebbe giustamente dire, beh, più causa effetto di questo, più stress o disturbo post-traumatico da stress di questo si muore. No, è come nella cosa che nel videoclip che avete visto. Vi sono delle componenti e dei cofattori che hanno interagito, perché augurandoci che non ci succeda mai a noi una cosa del genere, ma certamente non diventiamo tutti catatonici. Lei sviene, lui urla, lui smoccola e impreca in turcomanno, lei invece non so che cosa, io ho una crisi isterica, l'altro non so che. Certamente non siamo lì tutti contenti, oh che bello, perché sennò ci ricoverano davvero. Però è il tipo di reazione che è appunto integrato al tipo di personalità, alla storia individuale, al patrimonio genetico, chi più ne ha più ne metta. Così come questo è una risposta disadattiva, ma vai a sapere cosa c'è dietro, una storia personale, un vissuto, una capacità o incapacità di gestire l'emozione. Vai a sapere cosa gli è successo la sera prima,
vai a sapere se è la quarta volta che gli si rompe in 5 minuti, vai a sapere che tipo di personalità c'ha. Quindi fermarsi all'evento, alla situazione, è troppo facile, è semplicistico e superficiale, e quindi si può incorrere in grosse delusioni dovute al fatto di sbagliare semplicemente diagnosi. Questa cosa stramba, apparentemente complicata, ti dice che la risposta allo stress, quindi varia da persona a persona, stimoli dotati dello stesso potere stressante non inducono necessariamente la stessa risposta in soggetti diversi, così come stimoli stressanti di differente entità possono provocare reazioni equivalenti in persone differenti. La nocività di uno stimolo stressante non dipende quindi solo dall'intensità e durata della stimolazione, ma anche da fattori individuali come la valutazione cognitiva, i tratti di personalità, le condizioni psicofisiche attuali, la capacità di resistenza allo stress, le risorse e meccanismi di coping di cui parleremo domani e i condizionamenti di tipo ambientale e familiare. In altre parole, senza tener conto di tutta questa roba, facciamo delle valutazioni superficiali, quindi potenzialmente erronee. Cosa vuol dire? Ora ho dimenticato la pennina, non c'è una penna laser lei, un puntatore. Vabbè, vedete vari tipi di stimoli, ricordate la cosa di stamattina di Carl, ciao. Quindi stimoli di vario tipo arrivano al cervello, dove vedremo dopo, dove c'è scritto valutazione cognitiva. Quindi noi per prima cosa, dopo la percezione, valutiamo la realtà. Una cosa importante anche per gli addetti ai lavori. Vedete che c'è scritto, anche se non si legge bene, in verde, attivazione emozionale. Quindi l'attivazione dell'emozione è una conseguenza. Attenzione, perché specialmente alcuni colleghi, come gestaltisti, una polemica aperta con un mio amico, Stefano, che dice io lavoro sulle emozioni. No, tu non lavori sulle emozioni, tu lavori sui precursori delle emozioni. Guardo lei perché è una psicologa, poi un'altra psicologa dov'è? Non c'è, ecco, lei non conta. Ha fatto il master a Parma, lei. Va bene, è rimasta solo lei, ancora per poco. Però il punto è proprio questo. L'emozione, mentre vi sono delle emozioni di base, chiamate, l'avete studiate le emozioni di base, no? Ecco, le emozioni di base sono in realtà l'espressione facciale dell'emozione. Tant'è che noi non sappiamo cosa succede dentro di noi. E non è l'emozione nemmeno la registrazione psicofisiologica, è un'altra espressione autonomica. Quindi l'emozione, quello che in realtà io provo dentro di me, avviene dopo che io ho interpretato quella data realtà. Vi torno a tutti psicologi o no? O è troppo complicato? Se ti dico di sì... È vero che ti ho detto quello che mi hai detto di sì, è vero, e continuo, no? Come se il problema fosse esterno a te, ma il problema è interno tuo. Io non posso farci niente, no? Ma... Siamo noi che scegliamo di arrabbiarci. Ma no, 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 vi sono degli stimoli, cioè, è chiaro che se ti do un calcio uno stinco, bene, non ci rimane. Però, quindi, ci sono delle cose anche oggettive. Esatto, però la reazione è mediata, come la reazione del tipo che abbiamo visto prima. Ovviamente esasperata, di per sé fa sorridere, però io a volte l'ho pensato di prendere il computer e buttarlo nel muro, eh? Vabbè, non l'ho fatto, però insomma, Perché? Perché di nuovo, come diceva giustamente lei, siamo condizionati a questo tipo di pensiero e di considerazione, quindi pensiamo che sia colpa sua, ma no, il povero computer purtroppo fa rabbia perché ha sempre ragione lui, e quindi l'assunto è che noi abbiamo torto. E siccome io sono l'uomo che non deve chiedere mai, non posso accettare di avere torto. Ok? Tanto per snodare questo filo che è spesso annodato. Quindi l'attivazione dell'emozione, dobbiamo pensare a livello di processo, è una conseguenza del mio modo di interpretare la realtà. Ecco perché si parla molto di cognitivo, cioè di modalità con la quale io uso la mia testa, del mio modo di pensare, del mio modo di ragionare, o dei miei modi di ragionare.
non si vede bene, ma sotto dopo c'è scritto programmi, sono dei programmi sia psicologici che biologici, che sono in parte appresi, che possono condurre a delle reazioni sia specifiche a specifiche e a disturbi. Andiamo sul difficile, mi spiace per chi è arrivato ora, va bene, si divertirà meno. Si parla, lasciate stare il verde che non importa che si legga, tanto ve lo dico io. Nella situazione di stress si parla di tre fasi diverse che comunque si, in qualunque situazione si presentano. La prima fase è una fase di allarme, che sia uno stress fisico, uno stress ambientale o anche interno, e a un certo punto mi, come se mi svegliasse. C'è uno stato di allerta rispetto a quello che mi accade o mi sta intorno. Poi viene una fase di resistenza, cioè cerco di affrontare, di resistere a questa situazione, qualunque essa sia. Poi, inevitabilmente, viene una fase di esaurimento. E questo è importante perché si manifesta, come ho detto all'inizio quando parlavo di exhaustion, ricordate? Si manifesta quando? Quando o lo stress continua o è superiore alla capacità di adattamento dell'organismo, è associata a modificazioni fisiologiche che rappresentano fattori predisponenti all'insorgenza di disturbi psicofisiologici. Quindi ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima. Stress acuto pericoloso, molto più subdolo lo stress cronico, perché porta a questa fase, che non è inevitabile. L'esaurimento ci può essere semplicemente perché ho esaurito la mia fase, ho gestito il problema, mi si esaurisce la fase di allerta. Quello più pericoloso è l'esaurimento delle risorse, perché o non sono riuscito a gestire lo stress, o era più forte delle mie capacità, oppure ho fatto, ed è questo un punto di cui parleremo se mai meglio domattina, ho fatto come se niente fosse, o come se fosse risolto. Se volete, orecchie da mercante. Non riconoscerlo affatto non è possibile. Non riconoscere l'incapacità di gestirlo, capito? Non puoi riconoscere un fastidio, certo, se non sei completamente fuori di testa. È non riconoscere il fallimento, la situazione. È un po' la volpe e l'uva, vi ricordate, no? La favola di Esopo, no? L'uva acerba, ok? Tanto poi in fondo non me ne importa niente, invece ti rode tutto dentro. Ecco, questo è assolutamente pericoloso. Nel DSM IV, TR e V si parla di disturbi psicofisiologici piuttosto che psicosomatici. È come dire operatore ecologico al posto di spazzino, oppure quelle frasi che a mio modesto parere sono assolutamente idiote, come parlare di diversamente abile, oppure no, non ci sono più pazienti, sono, come li chiamano, non mi ricordo più, cioè queste cose per cui c'è qualcuno che non ha niente a che fare, capisci, non ha niente da fare e si inventa queste operatore sociosanitario di primo livello, non c'è più l'infermiere. Ma ok, d'accordo, va bene così. Sono clienti ora. Ci prendiamo in giro, no? Capisci? Non è il termine, è il come lo usi. Se io cammino male e sono zoppo, non c'è nessun problema. L'importante è che tu non mi dica o brutto zoppo o eccetera eccetera. Non è il termine, è la modalità con cui la si usa. Deficiente, se viene utilizzato nel gergo comune, è un'offesa. Se lo intendi nel suo etimo, da deficio vuol dire mancante, e così via. Quindi le famose frenologie, questi bei nomi, andavano benissimo. Poi utilizziamo i termini in inglese, no? Prima c'era handicappato. Adesso è un'offesa, no? Ma lo so, ma è il discorso l'ho già fatto il discorso della penna, c'eri? No. Questa che cos'è?
una penna, se la dopo per scrivere va bene, se la infilo nell'occhio a lei, meno. Ma non è colpa della penna. Se deficiente lo uso nel senso tipico, o dico che Carlo è zoppo, Carlo è zoppo. Se dico brutto deficiente, non va bene, o brutto zoppo. Ma cambiare nome, che significato ha? Handicappato. Perché non chiamarlo in italiano? Perché in italiano non va bene. Borderline, che caspitaccia vuol dire borderline? Cosa vuol dire borderline in inglese? Linea di confine. Io ho visto diagnosi con su scritto il soggetto si situa al confine del borderline, quindi si situa al confine della linea di confine, ma ci prendiamo per i fondelli. Ritorniamo al punto, il nostro focus deve essere l'interesse del paziente, cliente o di Pippo Paperino. Ci prendiamo per i fondelli veramente, ma spendiamo del tempo a raccontarci che il nostro signore è morto con una crisi di sonno. È così. Vogliamo mettere per forza delle etichette, cambiamo le etichette, che cambia? Sforziamoci di vedere il contenuto per Bacco. Cosa caspita, lo puoi chiamare come si chiama? E si occupa degli infermi e infermiere. Il medico si chiama così, non lo vuoi chiamare più psicologo, chiamalo professionista della mente, del cervello, di tutto, cioè, cosa cambia? E così via. Cioè, è veramente una cosa assurda, è figlia di nuovo di una pseudo, è il discorso dell'efficienza che ci faceva prima, no? Piuttosto che l'efficacia, no? Allora, io sono molto più efficiente se c'è un nome strano. E perché? Perché in inglese così gli altri non lo capiscono. Così l'handicappato non capisce che è scemo. No, una volta che si è spiegato il concetto di handicappato, è uguale. Diversamente abile. Caspita vuol dire, io fossi un handicappato o un diversamente abile, mi ne arrabbierei come una bestia. Sono diversamente abile di che? Diversamente abile è il corridore, non mi ricordo come si chiama, automobilistico, che ha perso tutte e due le gambe, è diventato campione e ha vinto alle Paralimpiadi. Lui non è un diversamente abile, lui è un campione. Ma perché è riuscito con due A? Ma non c'è diversamente, hai un problema fisico, psichico, pinco pallino. L'importante è, di nuovo, il contenuto. C'è la possibilità concreta di fare in modo che lui possa utilizzare al meglio le proprie capacità, semmai le misuriamogliele. Non abbiamo paura di misurargliele, perché è chiaro che ce l'avrà meno, ma chi se ne importa? È il nostro atteggiamento nei suoi confronti che conta, che non deve essere discriminatorio, non come lo chiamo, lo posso chiamare anche Pippo. L'importante è che in Pippo non diventi un'offesa. E che fai? Cambi nome? Ogni anno cambi nome e cosa succede, no? Cioè, allora, finisco. Cioè, capito? Una volta c'erano le cortigiane, prostitute, puttane, zoccole. Ora ci sono... Cosa sono le escort? Sempre troie sono, signori. La danno a pagamento. O no? Però è più bellino escort, suona meglio. Brutta escort è più fine di brutta puttanaccia che non sei altro, giusto? Tanto per essere pesi. Ma vogliamo fare altri esempi? Direi, ho smesso di fare il grillo di Serie C, no? Basta così, dimmi. La parola di questa mattina è vegetale, però già è... Per Bacco c'è un peso. Capisci però? In questa maniera, qui esprimi un giudizio. È già pregiudicante. Per Bacco c'è pregiudicante. È diverso. Hai capito? Hai capito? Ti ha risposto lei adeguatamente? No. Il punto è proprio quello che è stato, mi sembra, espresso ed è importante perché... per me e dovevamo fare un viaggio.
faccio. E la cugina diceva, c'è qualche sgravio, qualche avvantaggio, qualcosa per mia cugina, perché mia cugina è piccolina. L'imperatrice prima ha capito che era piccola di età, seconda ha capito che era semplicemente bassina, poi a un certo punto io ho preso la palla al balzo e ho detto, no, guardi, annanismo. La mia amica quando è uscita ha detto, ma quanto era invadente la segretaria, ho detto, no, non era invadente, però si deve accertare che tua cugina ha un problema, non è che tua cugina è bassa, ma non perché io denigro la ragazza che ha fatto l'amore del cielo, però è una questione che le ossa, si sa, mica, come dice il professore, non è che si denigra la ragazza. Sì, cioè dire che è piccolina, mi prende in giro, che mica c'ha 5 anni, ha un problema dall'altra parte si arriva a cose che ho visto personalmente, cioè due genitori, tra l'altro separati, divorziati, che sono venuti da me a piangere disperatamente raccontandomi la storia del figlio adolescente che dopo la scuola media è partito per le da uomo forte non deve credere mai, è arrivato e a un certo punto hanno chiamato per 3 giorni dal consolato perché l'hanno trovato in stato confusionale all'aeroporto di Quito. È tornato in stato confusionale, l'hanno portato, grazie al consiglio medico, da un collega psichiatra, il quale ha, davanti ai genitori e scrivendolo, le ha scritto: guardate, vostro figlio è affetto da psicosi schizofrenica. Detto così, papà, come io vi racconto che... arrivederci, grazie, pagato, è andato via. Quindi sono venuti da me piangendo perché lui mi conosceva, è un ufficiale della Polizia Municipale. Ma non ci vogliono 7 lauree e 9 specializzazioni. Coccolato in un certo modo perché i genitori sono separati. Fai una scuola in una città di provincia. Vai a Londra. Heathrow è una città, sapeva 4 parole di inglese, gli inglesi non ti considerano nemmeno di striscio. A un certo punto è andato in panico. Chiaramente gli è passato tutto. Poi abbiamo concordato anche con altri colleghi di non dargli nulla, di levargli l'antipsicotico che gli era stato dato, che ovviamente lo lasciava sì in stato confusionale. Per cui si arriva, no? Ci sono i due opposti, cioè, da una parte chiamiamo uno che ha, mettiamo una tetraparesi spastica, lo chiamiamo diversamente abile perché abbiamo paura, e dall'altra scriviamo psicosi schizofrenica, lo diciamo ai genitori, così, tranquillo, come se niente fosse, no? Non guardiamo alla comunicazione. Ora, premesso che... Qui il segreto non ce l'ha nessuno, insomma, no, voglio dire, no, tutti noi sbagliamo. Però ecco, se riuscite anche su questo, chi lavora nel sociale, nel sanitario, a dare quel piccolo contributo per uscire da questa, no? Tossicodipendente è brutto perché dipendente da sostanze è bello? Dove è scritto che è bello o brutto? Bravo. Ribò. Che era un bravissimo cavallo una volta. Allora, per andare sul difficile, ma solo per 5 minuti, le modificazioni fisiologiche caratteristiche della reazione di stress sono mediate dal sistema nervoso autonomo di cui abbiamo parlato questa mattina, da una roba strana che si chiama asse ipotalamo ipofisi surrene. Questo determina un rilascio di adrenalina, noradrenalina, glucocorticoidi, tra cui il cortisolo riconosciuto come ormone dello stress, mineralcorticoidi e modificazioni nei livelli di altri ormoni, tra i quali la prolattina, il GH, gli oppioidi endogeni, l'acetilcolina e dopamina. Guardate quanta roba. Questo soltanto per dire che durante questo tipo di reazione, in maniera del tutto inconsapevole, noi subiamo una sorta di rivoluzione. Non ve le faccio vedere tanti, ma solo per darvi un'idea. Uno stressor viene percepito, riconosciuto, c'è un'elaborazione cognitiva, c'è una risposta emozionale. Durante questo cosa accade? Vi è una sollecitazione di una parte del cervello che si chiama ipotalamo, che produce CRF, ce lo dice lei, cos'è il CRF? Corticotropin releasing factor. La corticotropina, pensate,
se io sono molto cattivo, prendo un milligrammo di corticotropina e te lo do, tu schianti in una frazione di secondo. Ok? Questo per dire la potenza delle sostanze che noi stessi produciamo. Scusami? Dimmi. Se un milligrammo fa schiantare una persona, la nostra produzione fisiologica viene secreta a livello di microgrammi, quindi milionesimi. Questa stimola l'ipofisi, che è una piccola ghiandola che è nel centro del cervello e che è mezzo parte cervello e parte ghiandola. L'ipofisi è una centralina che stimola tutte le ghiandole del nostro organismo attraverso la CTH, che è un altro ormone, non lo chiedo a lei perché lei lo sa sicuramente, va a stimolare in questo caso la corticale, cioè sopra i reni vi sono delle capsule surrenali, sono delle cosine piccole come l'unghia, e sono delle ghiandole che, vedete, producono glucocorticoidi e mineralcorticoidi. Interessante è soprattutto il cortisolo, che è il ciclo del cortisone, che tutti conosciamo come farmaco, ma è una cosa che produciamo noi anche. Dall'altra parte, attraverso SNA, sta per sistema nervoso autonomo, vedremo dopo perché è simpatico e non antipatico, attraverso quelle vie viene prodotto quelle due sostanze che sono altrettanto potenti, che sono l'adrenalina e la noradrenalina, che sono attivanti. La differenza qual è? È che adrenalina e non adrenalina danno un impulso immediato. Immediatamente provocano un aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, uno stato di attivazione del cervello, e lo vedremo dopo. I glucocorticoidi, invece, sono delle vere e proprie droghe. Ok? Quindi il cortisolo produce effetti, intanto si mette in moto lentamente, ma produce effetti a medio termine, con un'attivazione generale che cercheremo di spiegare. Questo avviene anche davanti a stimoli relativamente piccoli, questa roba che vi sto spiegando e vi continuo a spiegare, e perdura nel tempo. Vedete qui rappresentato sommariamente il sistema simpatico e di là quello antipatico. Solo per farvi vedere che, giocando con i termini, il sistema nervoso simpatico generalmente attiva, quello parasimpatico, che è dall'altra parte, generalmente inibisce. Generalmente, ma non è sempre così. Quindi si parlava stamani di omeostasi, è un sistema che si autocontrolla in continuazione. Un'eccezione può interessare ai maschietti, ma anche alle femminucce grandi. Per esempio, la funzione erettile del maschio è gestita non dal sistema nervoso simpatico attivante, ma dal parasimpatico. È l'eiaculazione e l'orgasmo che è gestito dal simpatico. Questo ha una funzione protettiva, perché durante il rapporto, che è utile a livello filogenetico per la riproduzione della specie, alla biologia non interessa assolutamente niente di Carlo, interessa la specie. Quindi deve avvenire in situazioni di sicurezza, perché io ho un grosso dispendio di energia. Ecco perché il parasimpatico, da cui il detto, specialmente dalle mie parti, il billo non vuole pensieri. In altri termini, se io sono sovraccarico di tensione e di stress e già sono in una fase molto, molto, molto attivata, Gigi non risponde, mi fa, sei matto. Intelligentissima questa cosa da parte della natura. Mentre ora non si vede, ma insomma è rappresentato anche là. Diciamo che sono due sistemi. Scusami? Interessa anche a voi, così non rompete le balle al vostro uomo, se per una volta non li si rizza, no? Che buono. Non dipende da lui. Datevi da fare un pochino meglio di più, perché vi devo dire, arrangiate. Un'altra eccezione è la sudorazione, anche questa molto interessante, perché è gestita da un neuromediatore, che è l'acetilcolina, che normalmente invece è deputata a fasi inibitorie. Anche questo è molto interessante, perché la sudorazione ha due principali scopi.
che è quello della, diciamo, espellere insieme all'urina delle sostanze di rifiuto. Dall'altra però è quella di diminuire la temperatura corporea per conduzione. Okay? Uno strato di acqua fa in modo che per evaporazione si abbia. Quindi questo doppio uso permette una visione e una utilizzazione ottimale dei nostri... Complichiamoci ma solo per un attimo la vita. Parliamo di questa robaccia che sono le amine cerebrali, sono delle sostanze, alcune sono l'adrenalina, l'onadrenalina, ma poi c'è anche la dopamina, tutto quello che finisce in ina, come la cocaina. Taurina. No? Mm? La taurina, certo. Allora, queste sostanze sono importanti perché da sole, sono in grado di produrre degli effetti molto importanti. Di nuovo, vedete gli stimoli, la valutazione cognitiva, l'attivazione dell'emozione, e vedete che ci sono effetti somatici in sigla aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della gittata cardiaca, della glicogenolisi, della lipolisi, dilatazione bronchiale e diminuzione dell'attività intestinale. Tutte funzioni che la natura, o il Padre Eterno se volete, ha fatto in modo di controllare. Quindi cosa vuol dire? In situazioni di stress io avrò automaticamente un aumento di queste cose. L'organismo si predispone a una reazione molto forte, quindi si va a prendere il glicogeno, che è una roba che è accumulata nel fegato, con una sostanza, un ormone che si chiama glucagone, lo fa ridiventare glicogeno, cioè zucchero, perché il nostro organismo funziona con i carboidrati, che sono immediatamente bruciabili, per far arrivare lo zucchero al cervello. Quindi ricordate che il vostro cervello funziona con ossigeno e zucchero, non con l'aspartame. Ok? Assolutamente sano, brava. Ricordate che lo zucchero di canna, nonostante che vi raccontino delle fiabe, non è meglio di quello di barbabietola. Zucchera meno. Per cui per ottenere lo stesso potere zuccherino vi ci voglio una bustina e mezzo rispetto all'altra. Ma non è più sano perché subisce una raffinazione identica. Avete mai visto le canne da zucchero? Sono canne normali, l'interno viene grattato per far uscire sta roba e oltretutto lo grattano in paesi non necessariamente ben civilizzati. Quindi deve essere comunque. La barbabietola viene macinata e poi viene anche quello raffinato, ma non c'è nessuna differenza. Il potere, diciamo, dolcificante dello zucchero di barbabietola è solo maggiore di quello di canna, tanto per sfatare un altro mito: quello di canna fa bene, quello di barbabietola no. Assolutamente. Ne prendete poco, se volete prendete il miele che contiene glucosio allo stato puro. Sì, lo so, ma se sei al bar, il miele poi ti appiccichi tutto, un casino. Io lo faccio a volte, ma sono un casinista, per cui mi appiccico le mani. No, è una favola metropolitana, il cervello e i muscoli funzionano soltanto con glucosio. Quindi, in una situazione di stress, io ho la glicogenolisi, se non mi basta, ho anche la lipolisi, cioè vado a prendere i grassi depositati, li strizzo per far uscire il glucosio e lo utilizzo. Questo ovviamente se lo stress è prolungato nel tempo e ho finito gli zuccheri. Quindi io mi automangio. Perché le anoressiche hanno una fibra muscolare praticamente assente? Perché l'organismo prende da dove può e quindi disfa anche le fibre andando a prendere i microdepositi dove li trova. Perché c'è l'atrofia cerebrale, fortunatamente transitoria, nelle anoressie conclamate? Perché appunto viene preso tutto quanto nei piccoli microscopici depositi e vengono addirittura disattivati alcuni circuiti cerebrali. Dopo mesi e mesi di trattamento, di recupero dalla malattia, però vi è anche un recupero di queste. Ovviamente viene inibita l'attività intestinale.
Perché? Perché l'intestino per digerire ha bisogno di molto, moltissimo sangue. Nel momento di crisi io il sangue lo devo mandare soprattutto al cervello, che deve prendere veloci decisioni, e poi ai muscoli. È quella che si chiama in gergo flight fight reaction, che in barese vuol dire reazione di fuga attacco. È una reazione biologica, animale, che noi abbiamo, ma siamo anche animali. Quindi io mi devo rendere conto se devo scappare o devo affrontare il pericolo. E noi siamo esattamente come gli animali. Quindi abbiamo un... perbacco. Abbiamo il sangue che se ne va dalla zona ventrale, dallo stomaco e dalla periferia. Per cui avrò le mani fredde, avrò le mani bianche, a volte anche la faccia, e mi si blocca la digestione. Quando ci girano le scatole ci si blocca la digestione. A lei no, dov'è la Rita? Non c'è più. Che lei invece mangia, ma insomma quello è un altro tipo di reazione, più non è quella da stress. Nel momento dello stress non mangia. Dopo, per reazione allo stress, mangia, per compensare. Giusto? C'è chi mangia, c'è chi beve, c'è chi si alza la notte, c'è chi si droga, c'è chi sta a giochini tutta la notte, c'è chi fa sesso con tutta la provincia di Taranto. Il gioco d'azzardo. Quindi sono tutti meccanismi che si chiamano ipercompensatori. Gli effetti a livello comportamentale sono per esempio un'attivazione elettroencefalografica, migliori prestazioni sia motorie che cognitive, un aumento dell'attenzione e della vigilanza e un potenziamento della memoria. Quindi quello che succede in quell'istante o in quelle situazioni rimane molto impresso. Già intuito dallo zio Sigmund Freud, tutta la sua terapia è nata da questo. La terapia psicoanalitica è la ricerca del trauma. E mi direte, ma allora è ricordabile? No, è ricordabile, ma può essere anche obliato perché è troppo forte. Cioè in quei momenti ho una così forte attivazione e un'impronta così forte che per non sconquassare la mente lo posso anche obliare, che vuol dire dimenticare provvisoriamente, diverso dall'amnesia. Ok? Non quella è l'amnesia post-traumatica dovuta al colpo alla testa. L'amnesia è patologica, l'oblio è un meccanismo fisiologico che però può essere in certi casi come questo funzionare da supervigamento per ricordare quella cosa che fa così male da... Ok? La metto da parte, non la elimini, perché sennò non potrebbe essere ritirata fuori. Ok? Due commenti su cortisolo e prolattina, che sono delle cose che chi si volesse occupare dei disturbi psicofisiologici bisogna che impari, non si legge benissimo. Comunque, durante situazioni di stress cronico o di esaurimento vi è un aumento del cortisolo. Nozioni per tutti, a parte che siete abbastanza grandi, escluso la 19enne. L'increzione di cortisolo dalle capsule surrenali è continuo nelle 24 ore, ha un ritmo circadiano, con un picco la mattina molto presto, 6:30 circa, fino alle 8:30, e lentamente decresce fino ad arrivare al nadir, si parla di zenith e nadir, la sera verso le 11:30. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovrei approfittare, per esempio, per fare cose impegnative o per, che ne so, mangiare, fare delle ottime colazioni, della mattina presto. Perché? Perché in questa fase io sono molto attivato fisiologicamente, quindi se tu fai un'ottima colazione, alle 7:30, alle 9 hai digerito tutto e non hai accumulato niente e non ti va quasi niente in cellulite. Se la stessa colazione la fai alle 11:30 o fai un pranzo di quelli lucogliani tipo lei all'1, ti va tutto in cellulite, così impari. Tu mica sputtanato in pubblico? No, pensavo. Lo stesso è l'abitudine dei nostri giovani, tipo la 19enne, di tirare tardi e svegliarsi all'1. Una semel in anno non c'è problema. Se lo fai abitudinariamente ti porta a un'alterazione psicofisica notevole.
sembra che questo sia il trampolino di lancio per l'abuso di sostanze, perché poi bisogna riprendere sostanze per poter stare sveglio quando invece sei completamente rintontito. Tenete presente che le sale da ballo sono gestite al 70% dalla criminalità organizzata e che per vendere pasticche o altre cose capite bene il loop che si crea, l'informatico dov'è, ok? Un giro vizioso. Anche questo far cambiare abitudini delle persone è molto difficile, specialmente quando vi è quello, come si diceva a pranzo, vi è un fiume che va contro. Però questa è la fisiologia, così funzioniamo noi. La prolattina è un'altra cosa molto interessante, perché oltre a stimolare la produzione del latte nella puerpera, ha un effetto inibitorio sul comportamento sessuale con calo del desiderio e vi è una riduzione della ovulazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che in situazioni di stress cronico, ovviamente nella donna, ci possono essere alterazioni del ciclo mestruale. Questo non vuol dire che se c'è la prolattina alta non puoi avere figli. Vi sono eccezioni per cui una donna che allatta, ce l'avrà la prolattina alta, una donna che allatta può rimanere incinta, però sono eccezioni. Non so se avremo tempo, però ecco, vi parlerò di una sindrome, vi farò vedere alcune diapositive, che non a caso viene chiamata, questo per le signore presenti o signorine, the hidden disorder, dagli inglesi, la malattia nascosta, o viene anche chiamata il ladro della femminilità. E si tratta delle policistosi ovalica o PCO. Se abbiamo tempo ne parliamo dopo. La cosa importante è che noi maschietti abbiamo i vostri stessi ormoni, ovviamente in equilibri diversi. Chi si occupa di stress deve tenere d'occhio queste cose. Personalmente, visto che mi occupo di disturbi fisici stress correlati, ho un modulo già predisposto dove segno gli esami del sangue che mando al medico curante del paziente e dico: guarda, fai tutti gli esami quelli che vuoi, però secondo me sarebbe bene che tu facessi questo tipo di esame, perché a volte vengono delle persone che non sono mai stati da altri. Questo per i colleghi che sono qui presenti. Sempre meglio rendersi conto delle cose, perché io ho fatto un esempio stamattina e guarda caso c'era la collega a cui è successa la stessa cosa con la madre. E noi facciamo bene i sanitari se ci occupiamo anche di queste cose. Da che età questi dati sono oggettivamente utili? Dopo gli 8 anni, dopo gli 8-9 anni. Tenete presente, chi è della materia sa che intorno agli 8 anni anche maschietti hanno una lateralizzazione delle funzioni cerebrali, quindi viene una maturazione cerebrale, e gli ormoni ovviamente cominciano a aggiustarsi. Dopo la pubertà si ha una completa sistematizzazione anche degli ormoni sessuali, sia maschili che femminili. Questo per dire che la reazione di stress non riguarda soltanto un atteggiamento o un comportamento, ma copre tutto il nostro organismo. Quindi non possiamo fermarci a un aspetto. Bisogna trattarla veramente in guanti gialli. Questa è l'ultima complicazione, ma per farvi vedere come ha a che fare col sistema somatotropico, sul sistema gonadico e sul sistema tiroideo. Vedete, il sistema somatotropico ha a che fare con il GH, l'ormone della crescita. Per esempio, è alterato, se qualcuno di voi si occuperà mai di ciccione, in persone che prendono e perdono peso velocemente. Per esempio l'obese, l'iperfagiche o le bulimiche o il binge eating disorder, che va su di peso, fa una dieta ferrea, poi lo perde. Ecco, in questo caso vi è un'alterazione del GH, così come vi è un'alterazione del GH nell'anoressica a volte. Questo impedisce una ricrescita ossea, quindi favorisce nelle femmine l'osteo. Lo stesso a livello del sistema gonadico, vedete, l'FSH e l'LH subiscono delle alterazioni conseguenti sia alla fluttuazione della prolattina che autonoma. E lo stesso sulla tiroide,
di cui abbiamo parlato questa mattina. Quindi vediamo come, senza entrare troppo in dettaglio, vi sia una globale e troppo complessa risposta dell'organismo per trattarla in maniera superficiale. Le sigle stanno per attivazione del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso autonomo, del sistema neuroendocrino ed endocrino. E vi è anche un'azione sull'SI. Brava. Eccolo qua. Lì, leggi. Sistema immune. E vedete che sì, è sensibile a tutte le influenze che vedete, ma una delle più grosse influenze è dato dallo stress cronico. Di nuovo, stress cronico, ne ho già parlato questa mattina. Quindi non c'è stress a sviluppo del cancro, ma vi è stress cronico, risposta disadattiva, diminuzione delle difese immunitarie, facilità a avere malattie fisiche e vulnerabilità accentuata. Poi invece noi diciamo quello che dice il povero cagnolino, no? Ho tanti problemi che viene il mal di testa. E quindi ritorniamo a fare un rapporto di tipo lineare e causale e non consideriamo tutto quello che, brevemente, vi ho confuso un po' l'idea, ma il mio scopo non era di farvi imparare tutte quelle sigle, ma appunto di far vedere quello che realmente ad oggi conosciamo è quello che succede nel nostro organismo. Quindi non è stress mi fa male la testa, sono malato di stress. È tutta un'altra cosa. È un po' in inglese, mi perdonerete, ma cercherò di spiegarmi. Questa è la legge di Yerkes-Dawson che i miei colleghi conoscono benissimo, che però è esplicativa di una realtà purtroppo presente, ovvero che all'aumento dell'impegno vi è un aumento spesso della performance. Quindi io mi impegno, impiego energie fino a un punto ottimale, che è la vertice, che è il vertice di quella curva. Poi, se continuo a impegnarmi a impiegare energie, oltre quel punto, paradossalmente la performance, il rendimento, diminuisce. E diminuisce sempre di più e, vedete, se mi impegno poco, questo termine qua sta per noia, sono poco attivato sulla sinistra. Al Trento c'è l'attivazione ottimale. Ovviamente dall'altra parte c'è una eccessiva attivazione. E vedete questo cosa provoca? Questa parolaccia qua, che in inglese vuol dire malattia. Quindi qua io sono poco attivato, però se supero un certo livello rischio un impervorimento della performance e un esaurimento molto veloce delle mie possibilità energetiche. Qual è il problema? Il problema è che non abbiamo un LED che si accende e ci dice rischio, rischio, non ce l'abbiamo. Quindi come si fa? Dobbiamo autoistruirci o cercare un aiuto per capire come e quanto siamo attivati o bilanciare. È l'unica possibilità concreta, quello che abbiamo visto stamane come distress con l'eustress, ovvero lo stress negativo, lo stress patologico con lo stress positivo. Il problema è che anche qui non c'è una ricetta, una regola esatta. Come lo bilanci? Ognuno deve trovare... La complicazione è proprio questa, che è in gran parte soggettivo e
Esatto. Cosa che è molto difficile. Come? Sì, ma tutto aiuta sicuramente. Anche una bella pasta alle mandorle. L'importante è come la prendi e perché lo fai. Ma basta andare in palestra come fanno la maggior parte delle femmine. E va tutto bene la dieta, il movimento, va tutto bene. L'importante è però che questo generi il contrario dello stress negativo. Che cos'è il contrario dello stress negativo? È ovvero gratificazione, piacere. Quindi tu devi trovare il piacere in quello che fai. Se trovi piacere nel leggere un libro, va benissimo. Ma non puoi leggere il libro tutto il giorno e non puoi dire che per trovare piacere devi giocare per forza a golf da par 2 a Spoli, perché se no non è piacere, è un'ossessione. Esattamente come andare in palestra. Se vai in palestra e ti diverti e parli, anzi sparli per te con le tue amiche per un paio d'ore e fai esercizi aerobici, quindi educhi non solo la pancia ma il diaframma con atti respiratori e non fai esercizi anaerobici oppure come la pazza della mia palestra destra, il piano di sopra che fa e indovate e su con quello step e giù da quello step che non rottura di balle in mano. Come fanno a stare un'ora lì a scendere e a salire su quello step? Urlano con la musica a 3000, no? Ecco, secondo me non è un buon stress. Ma che gratificazione? Escono fuori, dovresti vedere le facce di questo. Comunque, qualunque cosa deve dare un piacere misurabile e concreto. Si parlava questa mattina con qualcuno del positive thinking, forse con te, con voi, ma parlavo da tutti forse, che non basta pensare positivo, bisogna vivere l'aspetto positivo. Quindi se questo gratifica la mia idea che perderò 14 etti di ciccia esattamente sotto il gluteo nell'area, questo è una puttanata, una bella idea, tremenda. Questo è gratificante perché è allucinatorio. È un delirio lucido. È gratificante il fatto di dire ah. Ok? Il che non è più bello a dire dormo o sono sveglio. Non è andare, come dico ai miei studenti, andare venerdì sera per forza nello stesso tosto con gli stessi amici fuori a sentire la musica con la bottiglia di birra in mano perché ce l'hanno tutti e poi ci infilo anche dentro il limone, no? Perché la corona deve infilarci il limone, no? Giusto? Perché? Però c'è il film. Allora non vedo, lo vedo. Perché ci si infila il limone nella birra? Ma perché nella birra corona ci si infila? Perché tutti lo fanno tutti. Ah, perché lo fanno tutti, quindi. Allora, siccome sono stato un paio di volte a Tijuana Bahia in Messico, vi racconto perché ci si infila quel benedetto pezzo di limone che fa schifo. La birra Corona è l'unica birra messicana nata nella seconda metà dell'Ottocento. È stata fermentata nel nord del Messico e non avevano molti quattrini, quindi per chiudere le bottiglie utilizzavano quello che utilizzavano anche i nostri nonni e io l'ho visto nelle, per esempio nelle oliere, erano un sistema di praticamente tipo una corda tutta che tappava la bottiglia. Siccome non era una chiusura molto sicura, quando levavano questo tappo fatto di vegetali ristretti, prendevano il limone e pulivano l'interno della bottiglia. Ora vi immaginate quanto siamo scemi. Nel senso di
così fanno tutti, no? E così lo facciamo. Ma anche avrei lavorato delle chimie fantasiose. Io alle persone le avevo chiesto, perché sono tanto gente che ci vede nella corona, mi hanno detto: abbassa il grado alcolico. Sì. Già a 4, a 4 gradi è a bassissimo livello. E il sale lo mettono, ma con la tequila, però. Vabbè, perché l'hanno copiato dalla tequila. La tequila con voi. Va bene. Al di là delle aneddoti, vedete come è facile trovare situazioni che apparentemente sono o sono interpretabili come gratificanti. Ritorniamo allo schema cognitivo. Per cui è gratificante il cellulare nuovo. Sì? Il nuovo iPad, il nuovo iPhone, l'ultimo, no? Non so, o qualsiasi altra cosa. Ecco, è necessario ed è difficile tornare all'esempio di questa mattina presto della famosa palla con tanti specchiettini che c'è nella discoteca. Dobbiamo essere attenti a guardare le varie facce di noi e cercare di seguirlo, perché se noi gratifichiamo solo la parte professionale, o solo la parte familiare, o solo, rimane un peso di tutte quelle parti che non sono state abbastanza considerate. E questo è l'esempio che portava ieri, quando ieri a cena, del ragazzo che studiava ingegneria. Parlavo di un caso clinico che mi è capitato in questi giorni, di un ragazzo che mi è stato mandato dall'endocrinologo, che fa ingegneria all'università, molto famosa e difficile, e che ha avuto degli attacchi pseudoepilettici. Però i neurologi hanno detto che non c'è niente di particolarmente grave, lui denuncia queste cose, fino a che per caso è andato da un mio amico endocrinologo, che ha notato che c'è un sistema tiroideo completamente sballato, all'ormone tiroidotropo a 1000, quindi c'ha un ipertiroidismo catastrofico, essenziale perché la tiroide è a posto, non vi sono noduli, non vi è niente. Ricordate l'immagine di prima, quando vi ho fatto vedere l'asse somatotropico e l'asse tiroideo? Quindi, secondo l'endocrinologo, c'è un problema psicologico alla base. Secondo incontro, il primo con il ragazzo di 24-25 anni e il padre, il secondo solo con il ragazzo, viene fuori che lui al liceo era primo della classe, rappresentante di classe, sempre il primo, e ha scelto di fare ingegneria bla 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 perché il padre è un imprenditore, ha insistito perché lui gli piaceva tanto che anche il figlio seguisse queste cose. L'ha avuto un grossissimo impasso il primo anno, stava per mollare, poi si è detto: no, ma io non posso dare questo dispiacere a mio padre, e si è buttato sullo studio come un pazzo. Ora gli manca solo la tesi, nel frattempo fra un po' muore. Ok? Come? Comunque, questo è, vedremo poi ora che cos'ha in effetti. Tenendo presente che è sempre, per quanto riguarda i nostri psicocosi presenti, è fondamentale importanza che prima di intervenire ci sia un quadro pulito dal punto di vista organico, ovviamente, no? Quindi, però in questo caso viene dal neurologo, dall'endocrinologo, so, dovrebbe essere a posto. Quindi lo stile di vita è di un'importanza fondamentale per analizzare le possibili reazioni di stress in qualsiasi tipo di ambiente. Prima parlavamo delle notti, dei giorni, non c'è niente di male, non è questo il punto, ma è proprio una, fra virgolette, abitudine, moda, che è andata a sovrapporsi allo stile naturale delle cose. Noi biologicamente abbiamo un sistema che è un po' simile a quello delle galline, il che non vuol dire che bisogna andare a letto alle 6 e svegliarci alle 5 la mattina. Però il nostro sistema interno di funzionamento e il nostro ritmo circadiano funziona così. Lo stile di vita moderno, la vita si allunga, ma le qualità della vita non so se è così elevato. Se vogliamo fare della educazione, non dobbiamo dire non devi fare, come si diceva prima in un progetto di ricerca che ha la dottoressa in testa, ma bisogna fare esattamente il contrario. Cosa fare?
di propositivo, di utile e soprattutto di gratificante, oltre che formativo. Non si dice non devi, no. È chiaro che io, avendo una certa età, ai miei tempi c'era la discoteca che apriva per quelli che noi chiamavamo i bimbetti alle 5, alle 7 li buttavano tutti fuori, alle 10 li apriva, all'una ributtavano tutti fuori. Poi, siccome noi eravamo dei pazzi, all'una andavamo in giro con la mia Renault, 8 Gordini, e andavamo alla Dulcine alle 3:30 a prendere le prime brioche, belle calde, oppure una volta siamo andati a prendere il caffè a Genova, perché da noi sono 130 km da Viareggio a Genova. Ma andiamo. Ma si faceva per fare la zingarata. Ora la zingarata è diventata la regola, e tutto cadenzato sull'abuso, visto che abbiamo qui degli esperti e degli operatori. Intanto si fa che cosa? La prima cosa che si fa nelle serate. Almeno dalle mie parti c'è la pericena, quindi l'aperitivo, e mangi 200 schifezze, perché ovviamente quelle che ti danno gratis ovviamente sono ricche solo di colesterolo e di altre schifezze. Però cominci a bere. Poi dopo vai a cena sul serio. Poi vai in prima serata appunto a fare poi va a ballare veramente, poi fai le 5 la mattina. E prendi il cornetto. E così via. Ovviamente il mito dell'uomo o della donna che non deve chiedere mai ha fatto presa. Non ci stupiamo se vi è un abuso di farmaci, e tra i farmaci e i psicofarmaci sono quelli più utilizzati, per non parlare di droghe leggere, droghe pesanti, eccetera. Se volete, ciò anche. Per chi lavora la notte è un guaio, perché è stato visto come lo stress da lavoro, per esempio, sia particolarmente ricco nei turnisti. Infatti viene di lavoratori, assolutamente sì. Quindi ti immagini che fai turni di notte, fa come in ospedale, il turno in quarta. Quindi mattino, pomeriggio, notte, giorno libero, mattino, pomeriggio e notte. Quindi se è un lavoro usurante questo, ti immagini una persona che fa sabato e domenica, o venerdì e sabato, come ricomincia il lunedì? Se non prende un po' di coca non va avanti, fa un sentierino e va avanti come minimo. Però effettivamente il mio fidanzato che fa i turni, lui soffre di bruxismo, lui la notte di grigna i denti. E io gli ho... Aspetta che se l'ha segnata lei prima di te. Però il suo fisico comunque lo è. Allora, possiamo accennare a due sindromi stasera, possiamo, magari riprendiamo domani. Una può essere cefalea, bruxismo, e l'altro può essere la policistosi ovarica, che sono due cose strane. Policistosi ovarica, ve la faccio vedere tra poco. PCO. Tieni presente questo, che le sindromi miste come queste, come il crampo dello scrivano, no? Per cui fanno normalmente un'operazione chirurgica. Perché non vieni qui così, mi senti? No, va bene, ok. Lo dico anche in classe, ci sono quelli che sempre vanno in fondo, no? Poi dice non si sente. Tornando a noi, sindromi miste psicoorganiche sono scatenate da fattori di stress, ma vi è sempre una predisposizione costituzionale, che sia lo stomaco, che sia la testa, che siano altre cose. Cercherò di darvi quello che so su questi argomenti, poi se mai ne riparliamo. Dimmi. Ho due domande. La prima è se esiste un deficit di risposta fisiologica di stress, nel senso noi nel momento in cui siamo stressati il nostro corpo reagisce, quindi c'è un aumento della produzione di tutta quella roba. Tutta quella roba lì. C'è una condizione in cui il fisico non reagisce in questo modo, c'è un deficit, questa cosa naturale. Esatto, sì. Se il corpo non dà delle non produce un... Soltanto quando ha esaurito tutte le sue possibilità. Ah, solo quindi
dello stress cronico. Questa è una risposta del tutto automatica e poi avviene sempre. Okay. E invece che cosa succede quando no, sì, la risposta è... Vedi, dallo stesso marcio che cosa succede quando? No, quando c'è il crollo, dopo la... Quando c'è il crollo che in una fase iniziale vi è un mantenimento dello stato di iperattivazione. Questo è estremamente pericoloso. Ma forse sono delle positive per fartelo vedere. In una fase iniziale tu hai a livello comportamentale una situazione di apparente depressione. A livello psicologico e cognitivo hai delle sensazioni conflittuali. Da una parte rabbia, ostilità verso l'ambiente, verso te stesso, con colpabilizzazione perché non ce l'hai fatta, eccetera, eccetera. Dall'altra, diminuzione dell'autostima e sintomi depressivi dentro. Quindi pensi di non essere abile, possono essere addirittura pensieri suicidari. Però questo, in una fase iniziale, non corrisponde a un calo, ma vi è ancora un'iperattivazione. Quindi l'organismo allora, per fare un esempio, mettiamo che io registro alcuni valori con un'apparecchiatura e mettiamo a registro la pure c'è una questione positiva, vabbè, comunque dopo la scegliamo. Mettiamo che registro la frequenza cardiaca, la pulsazione cutanea e la temperatura periferica e che ne so, l'elettromiogramma, la tensione muscolare. Ok? Quindi quanti battiti al cuore, la sudorazione, quindi la macchina lenta, come ha detto qualcuno stamattina, la risposta emozionale, la temperatura periferica che si registra sulla mano evidenzia una vasocostrizione. Abbiamo detto che il sangue va via dalla periferia e dall'addome, quindi se vi è un cambiamento della temperatura vuol dire che il sangue defluisce, la temperatura è data dal sangue che passa nelle arterie. E la tensione muscolare. Allora, io posso avere, ho due profili completamente diversi, ho un profilo elevato, ma è possibile che non ce l'ho, scusa. Non me l'ero preparato, però grazie. Allora, prendiamo un mettiamo la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca. Io faccio una registrazione psicofisiologica e vedete in tratteggio una persona non stressata. Quindi ho un valore, io registro nel tempo, la persona è sdraiata su un lettino, su una poltrona, piano piano il valore si appiattisce. Quindi se aveva 70 battiti, dopo un po' ce ne avrà 60. Gli somministro uno stress, quindi gli faccio vedere un qualcosa di attivante, o gli faccio bausette, insomma, qualcosina che lo mette in moto, la risposta è elevata, finisce lo stress, vi è una situazione di recupero. Cioè, piano piano i valori della frequenza cardiaca ritornano sui valori precedenti. Questo è quello che fisiologicamente accade. In una situazione di stress cronico, vedete che intanto i valori iniziali sono più alti. Nella situazione di stress il valore è molto più alto del soggetto non stressato, ma cosa molto molto più importante, non vi è recupero. Vedete che il livello di recupero è molto più alto del livello di attivazione nella situazione normale. Se in quella fase, in fondo, pensate a una vita di tutti i giorni, vediamo se ci fosse un'altra, vabbè, questo è... Ecco, vedete dove viene vista la temperatura?
Vabbè, questa è l'apparecchiatura che c'è in uno dei nostri laboratori. Questo è in grado di misurare 8 funzioni insieme. Ok? Questo però è un laboratorio. Però vedete che non è un enorme ingombro. Questo misura dall'elettroencefalogramma bipolare, frequenza, ampiezza respiratoria, frequenza cardiaca, intervallo interbattito, quindi fra un'onda R e l'altra, per vedere se è regolare, no? Perché a volte ci può essere un'aritmia. Lo stress a volte fa fare il cosiddetto salto del battito, la pressione arteriosa, l'elettromiogramma di superficie, la temperatura periferica, la conduttanza cutanea. Quindi praticamente c'è un quadro completo. E nella situazione dell'esempio della vostra collega, se io ho il registro, ecco qui vedete un tracciato invece del portatile, per voi è solo una riga, però ecco per darvi un'idea, vedete nel verde la situazione di base, l'attivazione dopo lo stress e il recupero, lo vedete? Questa è una registrazione reale. Sotto c'è la temperatura, nell'ultimo c'è la frequenza cardiaca, in alto l'elettromiogramma. In rosso, in alto, vedete la tensione muscolare registrata sui muscoli frontali. Vi dico subito che questa è una persona che ha un disturbo cefalalgico. Anche qui non si capisce perché questi esami non siano diffusi. Nessuno di voi soffre di cefalea o c'è un amico che soffre di mal di testa? No, tu. Allora, la mal di testa più diffusa è la cefalea tensiva o vasomotoria. Su tutti i libri c'è scritto che oltre il 72% delle cefalee tensive ha un'alterazione del segnale elettromiografico a livello frontale e nessuno adopera questa roba per farlo, per vederlo. Perché se c'è un'alterazione, già fatto una diagnosi, già tensiva, e puoi lavorarci su. I valori per la tensione muscolare sul muscolo frontale dovrebbero essere da 1,5 a 2 microvolts, cioè milionesimi di volts. Questo signore ha una media di 10,2 e arriva a un massimo di 18,8, cioè 9-10 volte i valori normali in una registrazione di 20 minuti. Hai già fatto una diagnosi differenziale. Per i non esperti, questi muscoli qua sono messi in questo modo, quindi sono artigliati qui al centro della testa e qua, nella regione che si chiama temporoparietale. Alcune persone costituzionalmente tendono a scaricare la tensione a livello muscolare. Il fuso muscolare, la fibra, è fatta in questo modo, si allunga e si restringe. Questi muscoli non hanno nessun motivo di allungarsi, non sono come il bicipite o il tricipite, quindi si possono solo accorciare. Se si accumula tensione, questi muscoli si costringono sempre di più, fino ad avere una contrazione che si chiama spasmodica, tanto da contrarre la zona parietale, qui ci passa l'arteria temporale esterna che irrora la superficie del cervello, ed ecco che si rela cefalea a cerchio pulsante bitemporale con corrispondenza nucale. Dice, una volta che ho saputo questo, perbacco, rifaccio il biofeedback, o comunque rifaccio una valutazione psicologica più generale, e vediamo se come mai accumula questa tensione. Una cosa del genere può essere fatta per il famoso bruxismo di cui abbiamo sentito parlare, che è un'alterazione dell'articolazione temporo-mandibolare. Queste persone digrignano i denti, se li consumano, ma soprattutto provocano problemi sul condilo, a livello cervicale e con delle rispondenze anche nel cammino, quindi tutta la colonna vertebrale, per cui ci vuole il podologo, ci vuole un sacco di persone. Cosa può fare un buon educatore, un buon soprattutto psicologo che può gestire anche altri specialisti? Vedere intanto la vita della persona, quali sono o quali possono essere le contingenze che possono fare in modo che lui accumuli così tensione. Il bite impedisce che si consumino i denti, ma non cura un accidente. Quindi andate pure dal dentista a spendere 800 euro per un bite, ma se lo comprate in farmacia ha lo stesso effetto, per 50 euro 35. Cosa si può fare? Vi sono persone addestrate che riescono, intanto si può registrare sul massetere con gli elettrodi di superficie che vengono solo appiccicati, non si sente niente, si possono vedere queste cose, ma si può fare un lavoro che può essere di counseling, perché delle volte non c'è bisogno nemmeno di una psicoterapia, non sono
a meno che in casi particolari, e aiutarle a star meglio, insomma, mettendosi d'accordo con l'odontoiatra o chiunque esso sia. Questo per parlare di questo tipo di disturbo. Allora, a livello clinico, questo per i clinici, ma non si legge bene. Uffa. Si legge meglio? Insomma. Comunque, un valore di bassa attivazione, con la conduttanza cutanea molto bassa, non reattiva, una frequenza cardiaca stabile, ma soprattutto non reattiva agli stimoli. Abbiamo detto che c'è una fase in cui stimoliamo il soggetto. Poi, per gli addetti ai lavori, vi sono due tipi di stressor test. Uno oggettivo, cioè che fa attivare un po' tutti. E poi vi sono anche degli stress soggettivi. Cioè, se la persona viene più volte, no? Il clinico sarà in grado di conoscere la sua storia, e mettiamo che lei sappia che il suo paziente ha dei problemi nel guidare la macchina, e dice: ora lei pensi di guidare la macchina, immagini lì, e si vede, ovviamente la macchina in realtà fa vedere l'attivazione, che è molto più utile. Uno strumento che utilizzo di nuovo per gli addetti ai lavori sono le frasi da completare di Sachs, per chi le conosce, che sono delle frasi lasciate a metà e che però coinvolgono molto la vita dell'individuo. La temperatura è bassa e non vi sono novità per quanto riguarda invece l'elettromiogramma. Al contrario, le sindromi... non ho detto una cosa. Che... Questo è tipico delle sindromi depressive, delle gravi sindrome ossessivo-compulsive, e i più drammatici valori bassi e non reattivi, cioè con un profilo piatto, sono nell'anoressia, restricted. Quindi il grave depresso con situazione cronicità del disturbo ha un profilo piatto, non reattivo, con valori più bassi della norma. Chi ha un disturbo d'ansia, ansia generalizzata, disturbo somatoforme, quindi caratterizzato da questo, ha invece valori molto alti, molto reattivi agli stimoli e non recupera. Quindi sono due cose diverse. Fondamentale in quello che dicevamo prima, l'ho fatta un po' lunga per rispondere alla tua domanda. In una fase di exhaustion, di esaurimento dopo una situazione di stress cronico recidivante, nella fase iniziale io mi sento così, ma fisiologicamente sono attivato. L'ho fatto stamani l'esempio. Se in questa situazione io trovo, mettiamo uno psichiatra o un medico curante superficiale, che mi dice: sì, sei depresso e ti do uno stimolante, tu che sei già iperattivato, beh, mille, eh? Qui c'è da andare in giro tipo zombie, eh? Ma zombie che cammina sulle nuvolette. Per cui corri il rischio poi di altre somministrazioni di farmaci per cercare di debellare un disturbo che invece è iatrogenico. Parolaccia che dice che ti è avvenuto perché ti hanno dato dei farmaci che possono essere anche giusti, ma dati nel momento sbagliato, nella persona già sbagliata, perché non hai fatto una corretta diagnosi. Spiegato mi sono? Sono partito un po' da Adamo ed Eva, ma sono arrivato? Certo. Chiaro per tutti? Il problema della diagnosi è un problema. È un dramma, Dino.